E sul Monte Velino proseguono le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sotto una valanga, ma per saperne di più su come stanno andando le ricerche, ci colleghiamo in diretta con Enrico Giancarli. Buon pomeriggio, Enrico, ti vedo in compagnia di un ospite. Dunque, come stanno andando, come stanno proseguendo le ricerche sul Monte Velino? Buon pomeriggio a te Gigliola, un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto in diretta al TG8. Noi siamo a Forme, che è il campo base per le ricerche dei quattro dispersi, e siamo in compagnia di Alfonso Ardizzi, che è il vicepresidente del Soccorso Alpino Abruzzese e dirigente nazionale. Quindi io gli lascio subito il microfono per gli aggiornamenti sul lavoro che ha fatto la tecnologia Recco montata su un elicottero questa mattina. Buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo ripreso a scandagliare la zona, diciamo, interessata al soccorso con il Recco. Stiamo vedendo nelle immagini, proprio quando l'elicottero porta su il Recco. Abbiamo fatto esattamente quello che ci eravamo prefissati, cioè l'elicottero è andato su tutta la Valle Maielama, è andata sulla Valle Genzana, addirittura svalicato anche nella valle retrostante, quindi comunque tutte le zone dove noi potevamo ipotizzare ci fossero delle zone valanghive. Ovviamente quella che è la tecnologia REC è una tecnologia che, qualora i dispersi avessero avuto un deflettore Recco sulla giacca, allora la macchina riesce a intercettarli in maniera inequivocabile. Diversamente, la macchina, come è stato detto, riesce a rilevare tracce di metallo. Sappiamo benissimo che in montagna possiamo avere sotto al manto nevoso anche picchetti lasciati dai pastori piuttosto che altro tipo di metallo. Purtroppo tutti i rilievi che sono stati fatti da questa mattina, l'elicottero è andato in volo intorno alle 9, ha fatto circa 3 ore, 3 ore e mezza di volo, quindi scandagliando esattamente le zone prefissate, purtroppo non abbiamo avuto segnalazioni di rilievo. Quindi come andrete adesso, come procederanno i vostri, il vostro, come procederà il vostro lavoro? Allora, oltre al Recco, oggi siamo riusciti ad avere qui dal Servizio regionale Trentino, quindi dai colleghi del Soccorso Alpino del Trentino, due unità cinofile nuove, sempre addestrate per soccorso da valanga, per ricerca da valanga. Abbiamo mandato queste due unità cinofile nuove a percorrere sempre il sito. Purtroppo neanche le unità cinofile hanno dato riscontro positivo. Aspettiamo il rientro delle squadre e vediamo un attimo di pianificare domani quella che può essere la nostra attività di ricerca. Grazie ad Alfonso Ardizzi. Un rapido commento, Gigliola, anche con l'assessore Guido Liris, che è in rappresentanza della Regione Abruzzo. Eccolo l'assessore Liris, che è arrivato al nostro microfono. Liris, abbiamo ascoltato le parole di Alfonso Ardizzi. Non ci sono novità sostanziali, ma i soccorsi vanno avanti senza fermarsi. Sì, dopo la giornata dell'altra sera, l'altro ieri sera in prefettura, una giornata abbastanza delicata, bisogna prendere una decisione su come andare avanti, con quali forze, con quali contingenti. Si è deciso quello che vogliamo tutti, cioè che si vada avanti con forza, con convinzione. Siamo determinati a raggiungere lo scopo, che è ritrovare i quattro escursionisti. Certamente si stanno mettendo in campo le energie migliori, penso sia un unicum a livello nazionale, se non europeo, il fatto che tanti corpi di soccorso, deputati al soccorso, stiano collaborando in maniera sinergica insieme, e lo stanno facendo in maniera professionale, in maniera intelligente, in maniera preparata, così come sono formati e si sono formati durante tutto l'anno. Credo che sia la prima volta che Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e Protezione Civile Regionale siano tutti al fianco, guidati da una catena di comando gerarchicamente capace, a portare il supporto. Mi La dice regione. solo Liris se è saputo, se ci può dire qualcosa in più sull'eventuale inchiesta aperta qui sul Monte Velino. Guarda, questo è evidente che è una domanda particolare alla quale eviterei di rispondere, proprio perché c'è un'indagine in corso esattamente. Quello che a noi interessa in questo momento è che come regione innanzitutto mettere a disposizione tutto quello che possiamo a livello anche economico-finanziario per portare avanti l'emergenza. Sono stato a colloquio con i familiari e devono sapere che c'è la vicinanza delle istituzioni, che sanno cosa stiamo facendo a tutti i livelli, anche per capire
capire, per studiare i tempi di percorrenza che hanno che i quattro escursionisti hanno impiegato per arrivare in certi punti, calcolandoli e matchandoli con i tempi delle slavine che sono venute giù. Poi il resto chiaramente è a capo di altri organi inquirenti. Noi dobbiamo stare vicini alle famiglie e vicini ai soccorritori che vanno a rischiare la vita quotidianamente. Noi siamo di supporto e di vicinanza. Io ringrazio anche l'assessore regionale Guido Liris. Gigliola, abbiamo ascoltato le parole di Alfonso Ardizzi, purtroppo non ci sono novità, nel senso che la tecnologia Recco, che abbiamo visto con le immagini, che è stata montata su un elicottero, ha dato qualche piccolo segnale, ma non riferibile diciamo così a situazioni importanti. Ci ha spiegato bene Ardizzi che potrebbero essere degli oggetti metallici, ad esempio di pastori. Su quei punti di segnalazione sono andati a lavorare, ma non è stato trovato nulla, quindi diciamo che notizie incoraggianti al momento non riusciamo a darle qui dal campo base dei soccorsi di Forme. Io ti restituisco la linea ringraziando ancora l'assessore Guido Liris che è al mio fianco. A te, Gigliola.